な盗賊。Negli ultimi abiti talari. Interessante, perché non venite a dare un'occhiata, ragazzi? Non contate su di me, non ho tempo per una sfilata di moda. Non siete un prete di professione, vero? Sì, certamente, ma perché non si vede? Nessun prete di professione può entrare alla mostra senza portare un abito talare originale. Un abito originale? Mi sembra di averne uno. Benissimo, venite, reverendo, mostrerò la stanza a lei al suo seguito. Indossate il vostro abito migliore e salite sul palco quando è ora. Nel frattempo potrete schiacciare un pisolino. Non indosserò mica quello, reverendo. È il migliore e unico abito talare che possiedo. Mi dispiace, reverendo. Pensavo che aveste un abito da poter esibire, non un canovaccio. Questa favolosa mostra che presenta gli abiti dei preti buddisti. Vorrei ora presentarvi i nostri giudici. Sono il presidente della commissione dei giudici e il mio nome è Kenon. Sono uno studioso di abiti talari e il mio grande piacere presentarvi alcuni dei più... Signore e signori, possiamo dare il via alla sfilata. Ecco a voi dei modelli del tutto originali. Vorremmo la sua opinione. Avete idea di chi vincerà il primo premio? Beh, per quanto mi riguarda posso semplicemente... No, no, non vogliamo che lei si sbilanci. Allora non vuole proprio cambiare idea? No, a questo punto è una questione di principio. Nessuno riuscirà a fermarci. Ora vorrei presentarvi il nostro ospite d'onore, il reverendo Sanzo. Egli ci mostrerà un abito molto antico e raro, riprendente le leggende desuete autoctone delle regioni buddiste meridionali. Dici, Coco, ritiri ciò che hai detto sul mio abito? Certo, reverendo, è un abito meraviglioso. Reverendo Sanzo, qualcuno ha chiesto di vedervi. È l'abito magico, deve darmelo. Ma darti cosa? L'abito magico, naturalmente. Mi dispiace, ma non ho la minima intenzione di venderlo. Per favore, reverendo. Ho detto di no.
Per favore, voglio il suo abito, mi piace da morire. Questa è la cosa più preziosa che possiedo. Per favore! La mia risposta è no. La prego, per favore, la prego! No, no, no e no! Insisto, per favore! Ripeto, no, no! Lei ripeta, ma io insisto ancora, per favore! No, puoi insistere quanto vuoi, mai! Anche se lei ripete di no, io insisto, la prego, per favore! Potresti insistere per tutta la vita, ma la mia risposta è no! No, anche se insisto per tutta la vita, sì! Quindi smettila! Mai! Per favore! La mia risposta è no! Voi due? No! Attenti al fuoco! Allarme il fuoco! Allarme il fuoco, allarme! Fuoco! Ecco, ho trovato il nome del gioco! Guardate il mio accendino, è il più ingegnoso strumento d'incendio! Gula, 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 ga! Gula, 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 ga! Siano dei veri pompieri, nessuno si occupa del fuoco. Stanno tirando fuori tutte le attrezzature. Per favore, per favore. Per favore, insisto, per favore. Reverendo Sancho. No, la risposta è no. La prego, reverendo. Lo so che è lì dentro, venga fuori! Ho detto di no! E va bene. Nessuno riuscirà a farmi allontanare dall'abito magico! Scomprate. Questo era proprio l'ultimo, signor Sentinella. Bel lavoro, ragazzi, bravi! Presto, torniamo tutti a casa! Venire! Arrivederci e grazie tante! Aiuto, siamo stati derubati! Quelli non erano dei veri pompieri, erano dei ladri! Dice sul serio! Dovevo immaginarlo, infatti non hanno per niente spento il fuoco. Cocò, cocò! È successa una cosa terribile, il reverendo è sparito! Non dirmi che i ladri hanno rubato anche lui, questa proprio non ci voleva. Ora dovranno vedersela com'è! Ragazzi, sono molto contento di quello che avete fatto oggi. Se continuiamo di questo passo, presto saremo milionari e diverremo i padroni del mondo. Forza, ragazzi, adesso facciamo l'appello giornaliero. Disponetevi due file, come al solito. Pompieri squadra A! Presenti! Pompieri squadra B! Presenti! Ehi, tu! Che cosa stai facendo lì? Nulla, signore. Ero preoccupato per la cassaforte. Sì, ecco, per la cassaforte. La cassaforte? Non preoccuparti. Non può succedergli nulla una volta che si trova nel nostro rifugio. Sì, signore. Bene, abbiamo già perso troppo tempo. Forza, ragazzi, contate! 1, 2, 3, 4, 5. Il gruppo A è completo, signor Senza Senso. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ehi, tu non sei il numero 9. Mi avete già contato, signore. Avanti, contate di nuovo, in fretta. 1, 2, 3, 4, 5. Il gruppo A è di nuovo tutto presente, signore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gruppo B, 8 elementi tutti presenti, signore. Sani, vieni qui e contali di nuovo. 8 per 5 dovrebbe fare, vediamo un po', 40. Bene, bene capo, 8 per 5 fa 40, ho trovato la soluzione capo. Noi siamo senza senso e 40 ladroni. Ottimo, sei un ragazzo sveglio, Sani. Grazie ragazzi, ora diamoci da fare, mettiamo via il bottino. Io mi occuperò della cassaforte, signore. Ehi, dove credi di andare tu? Oh, mi dispiace tanto, signore. Credevo che fosse la porta del bagno. Saprebbe dirmi dov'è la toilette? Laggiù, in fondo a destra. Maledizione, ce l'avevo quasi fatta, ma lui ha rovinato tutto. Aspetta un po'. Sembri stranamente attaccato a quella cassaforte. Spiegami il perché. Chi, io? No, guardi che si sbaglia, signore. Allora ci penserò io. Su, avanti, dammela. Oh no, la metterò via io, è molto pesante per lei, si potrebbe far male. Ti ho detto di darmela. No, ci penso io, per favore, signore. Finiscila, dammela. Per favore, signore, per favore. No, no, no. Per favore, per favore. La mia risposta è no. Sono più che sicuro. Uno strano posto per una stazione antincendio. Ma Kai è il rifugio di senza senso. Giusto, hai ragione. È un bel posto per un nascondiglio, ma ora che ci sono io dovranno abbandonare tutto. Il nascondiglio, l'autopompa e il bottino che hanno preso. Giusto, Coco, ti aiuterò a catturare quei furfanti. Ma prima devi trovarmi qualcosa da mangiare. Va bene, va bene. Quella legna è umida. Cedere. Se avete dei problemi per accendere un fuoco, basta chiamare Sanji. Guardate il mio accendino fatto in casa, guardate che bel fuoco che fa. Al fuoco, al fuoco, al fuoco, al fuoco! Sesamo! Oh. Avete investito il vostro capo, idioti! Disattenti! Otto per cinque fa 40, capo. Ho trovato la soluzione, capo. Noi siamo senza senso e 40 ladroni. Molto bene, Sani, hai di nuovo indovinato. Bene, ragazzi, ora fatemi vedere cosa avete preso oggi. Un sacco. Una pala. Una padella. Bene, non c'è male. Ora è tardi, ragazzi.
Considererò il vostro lavoro straordinario. Sarete pagati per le ore in più. Conto sul vostro lavoro e il vostro rendimento per la prosperità della nostra corporazione del furto e del fuoco. È un piacere lavorare per voi, signor senza senso. Fate un buon sonno, ragazzi. Buonanotte. Finiscila, cosa stai facendo? Non riesco a dormire. Basta lavorare per oggi. Ti ho detto di andare a riposare. Ti ho detto di finirla. Sì, signore, subito. Grazie. Prego. No? E chi sono allora? Una spia! Che aspettiamo, ragazzi? Entriamo e facciamogliela vedere! Se facciamo una mossa sbagliata potrebbero uccidere il prete! Allora, qualcuno ha qualche idea? Io ho fame. Mangiare, mangiare, non pensi ad altro. Oh. Ehi, Kai, mi hai dato una buona idea. Ragazzi, avete visto? Goku ha fatto una bella magia. Certo, dopo tutto io sono il suo tutore, no? Ci riuscirai? Non ti preoccupare, io sono specializzato. Ti accenderò il fuoco in pochi secondi, vedrai. Mamma mia, quanto corrono i bambini? Non piangere, ti accenderò per fuoco. Che faticata, non ce la faccio più. Al fuoco, al fuoco, al fuoco! Evviva, funziona, entriamo e cerchiamo il prete! Non lo so, lo giuro, non lo so! Lo sai, lo sai! Sono qui, Goku, nella cassaforte! Girate fuori di qui al più presto! E sarebbe questo il fuoco per cui ci hai svegliati, idiota! Apriti! Sesamo, sono tornato a casa. Goku, stanno tornando! Oh, ma è tornato lui solo, com'è? È solo? Allora ci penserò io. Thank you.
Bellissimo, Sunny, favoloso. Dopotutto sei ancora il mio braccio destro, no? Visto? Ho degli uomini che si danno così da fare. Muovetevi, tirate fuori tutto! Muovetevi, tirate fuori tutto! Ragazzi, bel lavoro! Arrivederci! Arrivederci e grazie! Abbiamo ripreso quello che tu avevi rubato, senza senso! Cosa hai detto? Oh, oh no, aiuto, al fuoco! Spegnete il fuoco! Aiuto! Spegnete il fuoco! Addio! Ragazzi, aiutatemi! Sono stato derubato! Perché non mi tiri fuori di qui, Goku? No, finché non riconoscerà di essere dispiaciuto di aver partecipato alla mostra con quell'abito. Per favore, fammi uscire, Goku! La mia risposta è no! Rimarrà là dentro a riflettere sulla sua azione fino a che non si sarà pentito definitivamente! Per favore, Goku, tirami fuori! La risposta è no, no e no! Insisto, Goku, per favore! Ripeto che è no, no e no! Per favore, Goku! Oh, non se ne parla! Per favore, per favore! Dando la risposta è no! Annoiando, ma io sono arrivato adesso!